Buongiorno a tutti, da Tiziana Manimpasta. Oggi voglio fare un buon secondo, ma anche un buon primo può essere, no, Lorena? Sì. Almeno noi lo facciamo anche come prima. Sto parlando di cosa? Una ricetta, come al solito, pugliese, perché noi pugliesi abbiamo i carciofi e ci stanno in molte parti d'Italia, ma io dico la mia di ricetta pugliese. Sto parlando dei carciofi ripieni. Allora, vi dico tutti gli ingredienti e li andiamo a fare e così poi lo fate anche voi, tanto i carciofi li vendono dappertutto e così mi dite se vi piace la mia ricetta. Guardate, questi sono, questo è 1 chilo di macinato di bovino e maiale, misto. Poi un cucchiaino di pate d'aglio, vi lascerò il link se volete farlo, oppure uno spicchio d'aglio tritato, 50 g di olive nere tagliate, sono derocciolate e tagliate in quattro, prezzemolo tritato, 70 g di formaggio pecorino grattugiato, 4 uova, latte quanto basta, sale, pepe quanto basta, un po' di sugo di pomodoro già cucinato, questo è già cucinato e salato, olio d'oliva, 400 g di pane raffermo messo a mollo, messo a mollo con o l'acqua o acqua o latte, come volete voi. Lo mettete a mollo, lo strezzate e poi pesate 400 g. Questi sono 13 carciofi. Ora andrò a pulire questo. Naturalmente, se poi vi avanza dell'impasto perché magari il carciofo non è molto grande, potete fare tranquillamente le vostre polpette. Allora, vi faccio vedere come taglio il carciofo. Innanzitutto, io non taglio proprio fino proprio al raso raso del carciofo, ma vado a tagliare, lascio un po' di questo, vedete? Vado a togliere l'eccesso delle foglie, ne faccio vedere una, tanto le altre le ho già fatte tutte. Si vede già quando la foglia è più, vedete, è più molle, più tenera. Poi, proprio come si dice, dalle nostre parti si dice a pelle in pelle, proprio leggermente togliamo la parte doppia, no? Del carciofo, questo. Non eccessivamente perché una volta cotta poi, vedete, ho tagliato qua perché poi si mantiene. Allora, guardate, più o meno si vede la parte bianca e la parte più scura, quindi voi andate qua a metà, tagliate. Qua, ecco fatto. Ora questi carciofi stanno a bagno con acqua, aceto e limone spremuto. Infatti ho lasciato anche il limone, vedete? Ecco qua. Allora io adesso tolgo le foglie e andiamo a cominciare a fare i nostri carciofi ripieni. E cominciamo. Nella ciotola dove c'è il pane che è più grande, andiamo a mettere il macinato. Poi vado a mettere il formaggio. Naturalmente adesso, come vedete, dobbiamo mettere tutti gli ingredienti. Quindi metto il prezzemolo, le olive, il patè d'aglio. Poi mettiamo prima le uova. Mettiamo le uova. Mettiamo il sale, naturalmente poi assaggiate. Mettiamo il pepe. Ora vado ad impastare con le mani, perché si va molto molto più comodo con le mani. Man mano che impastiamo, poi naturalmente vedete, no? L'impasto non risulta bello morbido. Ecco, man mano che impasto io aggiungo un po' di latte. Latte quanto basta, non deve venire sodo sodo come le polpette, deve venire un po' più molliccio perché nei carciofi si deve sentire proprio morbido e non stopposo, diciamo. Ok, vado ad impastare. Allora, innanzitutto andiamo a dare un'irrorata d'olio d'oliva nel nostro tegame dove dobbiamo mettere i carciofi. Un po' di sale per la parte posteriore del carciofo, un po' di pepe. Ora che facciamo? Io ho tolto, come vedete, i carciofi dall'acqua. Dovete fare questo lavoro. Prendete le foglie e man mano dovete allargare. Vedete? Guardate, la carne deve entrare dentro, però il carciofo deve essere prima allargato. Vi faccio vedere una naturalmente e poi le altre non c'è bisogno.
Ecco qua. Una volta allargato tutto il carciofo possiamo mettere dentro la carne. Però adesso io mo adesso mi vado. Adesso mi vado ad allargare tutti i carciofi. Allora, guardate come dovete fare. Vado ad allargarmi un altro po'. Buonanotte. Allora, vado a riempire l'impasto. Vi faccio vedere soltanto una, così no, poi non è troppo lunga la ricetta. Che a volte è meglio far vedere e che a dirle le cose. Almeno io lo sapete, non è che a volte mi esprimo benissimo. Vedete? Prendete le foglie, no? Non fa niente che si staccano. Tanto si appiccicano con la carne, va bene? Vedete come si sta riempiendo il carciofo? Guardate. Questo mi ricorda. No, stavolta non mi ricorda mia nonna, lo sapete? Questo me l'ha insegnato mia mamma. Mia mamma allargava le foglie così e poi riempiva tutto il carciofo. Vedete? Uno dice no. E vabbè, ma un carciofo basta, un carciofo ripieno, uno, due. Però dipende come li facciamo questi carciofi. Guardate. Già mi viene l'acquolina in bocca. Pensate quando assaggio io con questo carciofo. Allora, lo vedete? Lo metto nel tegame. Li metteremo. Naturalmente adesso non si appoggia bene, no? Però uno accanto all'altro sì, poi vi farò vedere. Io ora me li vado a riempire come ho fatto questo qua. E poi continueremo. E come immaginavo il tegame è risultato un po' grande, quindi non vado comodo a metterli. Quindi vado a dare un'irrorata invece in questo tegame e li sistemo tutti uno accanto all'altro. Ed eccole qua. Andiamo a dare un'irrorata d'olio, va! Ora con il cucchiaio mettiamo un po' di sugo. Non molto. Importante dare proprio giusto un po' di colore. Ora ho preriscaldato il forno. Oggi è una di quelle ricette proprio che le sto dicendo tutte giuste, proprio le gaffe le metterò in descrizione. Allora, stavo dicendo prima di tutto che se volete non mettete il sugo, se volete lo mettete, è tutto a piacere vostro. Noi lo facciamo con e senza. Ho preriscaldato il forno ventilato a 180 gradi, andrò a cuocere per 180 per 20-30 minuti. 180 gradi, ventilato 20-30 minuti, ma come dico Di sempre. forno sa. Ci vediamo dopo perché devo assaggiare dopo. Allora, io devo dirvi una cosa che mi è successa, una cosa bellissima è successa proprio mentre cuocevo i nostri carciofi ripieni. Siccome vi ho accennato nell'altra ricetta che ho fatto un'intervista per un giornale, una rivista proprio mensile di Trentino Mese. E infatti l'altro giorno mi hanno chiamata, mi hanno fatto una lunghissima intervista e l'ho condivisa su Facebook, su Instagram, su Twitter, su Google Più e poi naturalmente me la recapiteranno a casa e sono veramente felice. Io poi ve la farò vedere personalmente. Comunque, chi sta su Instagram, su questi social e vorrebbe vederla, naturalmente non si legge molto bene, però già vedendola mi farebbe piacere, veramente. Eccolo qua, non dimenticate il mio amato libro. Mi raccomando, ormai sapete tutti che chi volesse prenderlo lo può prendere direttamente o alla casa editrice, ma in tutte le librerie, non ci sono più vincoli. Ero io che sbagliavo sempre. Va bene, io devo fare il mio fatidico assaggio. Guardate che spettacolo! Naturalmente io ne ho prese tre per fare le foto, però le altre sono tutte nel tegame. Allora, io vado a tagliarle, aspettate un attimo. Guardate come si scioglie, proprio si scioglie. Guardate, guardate. Che spettacolo. Allora, ecco. Io vorrei che vedeste, guardate. Allora, andiamo ad assaggiare sia il carciofo che la pasta. Sono bollenti. Aspettate, che vi devo dire ancora, non è che so di preciso ancora com'è.
Voi dovreste vedere, c'è Lorena e Alessandro che aspettano, non aspettano altro che finire di mangiare il mio carciofo. Mamma mia. Sono veramente, sentite la beva, soddisfatta. Veramente. Allora, come avete visto, è una ricetta facilissima. Quando impastate tutto, riempite i carciofi, non c'è niente di che, come al solito. Lo sapete che io faccio delle ricette sempre semplici perché penso sempre alla gente che lavora. Ok, io vi ringrazio, vi auguro una bellissima giornata, vi do appuntamento a domani, come sempre, se Dio vuole. Ciao a tutti di vero cuore da Tiziana Malimpasta.